un paio di scarpette rosse. Numero 24. Quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica. Schulz, Monaco. C'è un paio di scarpette rosse in cima a un mucchio di scarpette infantili a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse. Di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni. Forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi. Bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24. Per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono? C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald. Quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole?